manifestazione che si inserisce nell'ambito delle giornate europee del patrimonio culturale. L'arte da condividere. La bellezza salverà il mondo, se il mondo sarà capace di salvare la bellezza. È l'unica condizione. Quindi quando si assiste ad operazioni come quella di oggi, l'inaugurazione di uno spazio polivalente, perché qui si potranno fare tante cose, anche un concerto musicale, ad esempio, come accadrà tra pochi minuti. Si possono realizzare eventi teatrali, incontri, convegni. È un ulteriore spazio che la città mette a disposizione dei propri cittadini, un luogo di incontro, di verifica, di confronto. E tutto questo è molto bello perché ci sarà tanta arte sicuramente da condividere. Siamo nell'ambito delle giornate europee, quindi è giusto dare inizio a questa serata con quello che è l'inno europeo, l'inno alla gioia di Ludwig van Beethoven dalla Nona Sinfonia. Prego, maestro. Sicuramente molti di voi già conoscono, abbiamo avuto modo di apprezzare in tante apparizioni nella Costiera e anche qui a Ravello. Bene, invito il sindaco a dare il suo saluto per primo. Lo impone il cerimoniale. Arcivescovo, intervengo dopo allora. Bene, io cedo la parola al sindaco, l'avvocato Salvatore Di Martino. Occorre il leggio? Non serve, va benissimo. Ecco, buonasera, grazie per essere qui. Ringrazio in particolar modo coloro che hanno dato un ottimo contributo alla realizzazione di tutto ciò che vediamo stasera. E mi soffermerò su alcuni aspetti facendo un excursus storico perché siamo qui oggi e come siamo arrivati qui. Mi sembra tra l'altro doveroso tutto ciò. Ecco, nel 2000 e 6 giunse, era quasi Natale, 29 dicembre, e giunse la notizia che Villa Episcopio era stata messa in vendita. Penso che tutti voi conosciate la storia di Villa Episcopio. Villa Episcopio ha un valore architettonico notevole, un valore storico altrettanto notevole, è sottoposto al vincolo della 1089, la legge speciale, e quindi il vincolo della sovrintendenza come diciamo gestione esclusiva dei lavori, eccetera. E questa notizia ci allarmò, perché tra le altre cose il promittente acquirente era, al dire un po' la gente sosteneva che era qualche personaggio poco raccomandabile. Io ero vice sindaco all'epoca, Paolo Imperato, il collega Imperato che qui era sindaco, e immediatamente decidemmo di invitare con una delibera di giunta municipale la regione Campania ad esercitare il diritto di prelazione. Subito dopo Capodanno ci recammo a Napoli. All'epoca il governatore era Antonio Bassolino, il quale ci accolse, spiegammo la questione e ottenemmo già in una prima battuta le assicurazioni che la prelazione sarebbe stata esercitata. Sta di fatto che nel gennaio ci fu la notifica da parte del promittente acquirente all'esercizio del diritto di prelazione sia alla sovrintendenza sia al comune, sia alla regione. All'epoca la legge era questa, fortunatamente
era stata cambiata poco qualche anno prima, perché in un primo tempo l'esercizio di prelazione lo poteva esercitare solamente il ministero, quindi la sovrintendenza. Andiamo a Napoli e Bassolino ci diede grande disponibilità e immediatamente allertò gli uffici e trovò i fondi. 6 milioni era il prezzo dell'acquisto, oltre 2 milioni e 800 mila per la riqualificazione sia e la ristrutturazione sia di Villa Episcopio che dello spazio che vediamo qui, che era un po' abbandonato, per non dire qualche altra cosa. Ecco, perché tutto ciò? Per recuperare la memoria storica, di qui il passaggio anche a Monsignor Imperato, e fra poco andremo a dare una targa, la testimonianza di quello che ha fatto Don Peppino. Io amo chiamarlo Don Peppino perché così lo conosciamo nel paese. Monsignor Imperato, Don Peppino, ovviamente ha insegnato a me e ai giovani dell'epoca che la memoria storica è un qualche cosa di importante. Questo intervento non fa altro che recuperare la memoria storica. Qui era il giardino del Vescovo, eccellenza, beato lui, che nelle passeggiate diurne, notturne e tra le altre cose raggiungeva con quella scala bellissima, la scala bellissima raggiungeva la cattedrale, quindi era veramente un sogno. E noi pensiamo che con l'aiuto appunto della sovrintendenza, dopo di ringraziare particolarmente coloro che hanno agito in questa opera meritoria di ristrutturazione, diciamo che hanno reso possibile arricchire Ravello di un altro gioiello. Ecco, il presentatore diceva prima, sarà un momento importante, certo, momento di cultura, perché no, momento di esposizione di arte notevole, presentazione di libri e tutto quello che siamo abituati a fare a Ravello. E ancora, perché intitoliamo questo bellissimo luogo a Monsignor Imperato? Perché Monsignor Imperato, Don Peppino, è stato, all'avviso di molti, se non all'unanimità dei concittadini, uno dei migliori figli di questa terra, colui che è stato un pastore eccellente, un cultore e soprattutto uno storico. Grazie a Don Peppino, numerosissime chiese sono state ristrutturate. E anche qui, la mano di Don Peppino, evidentemente, che nel frattempo, nel 2007, purtroppo non c'era già più, ci ha aiutato, la guida di Don Peppino, in un percorso nel quale abbiamo trovato delle difficoltà per la cosiddetta burocrazia ostruttiva, così come è stato scritto da un ottimo giornalista, e l'ASMEL proprio in questi giorni ha pubblicato un libro sulla burocrazia ostruttiva, vale a dire la burocrazia che ostruisce, che impedisce. Ecco, abbiamo avuto la fortuna di avere il facente funzione della sovrintendenza, l'architetto Villani, è stato colui l'artefice che ha portato avanti unitamente poi all'architetto Maddalena di Lorenzo tutto questo progetto, un rapporto sinergico tra comune, regione, parrocchia, EPT e altri, un rapporto sinergico che si concretizzò già nel 2008 in un protocollo d'intesa con il quale il tutto ciò che sarebbe stato costruito, realizzato e riqualificato sarebbe andato incomodato d'uso al comune di Ravello. Questo è stato stipulato nel 2008 e anche Villa Episcopio dovrà avere la stessa sorte. Tra l'altro anticipo che dopo un impegno ulteriore della Regione Campania in questi giorni, nella prima decade di ottobre riprenderanno finalmente i lavori di Villa Episcopio. Quindi riporteremo, è una grande notizia, una bella notizia. Ovviamente la destinazione di Villa Episcopio è una destinazione anch'essa culturale, si sono previsti corsi di formazione musicale, quindi la bella città della musica incalza su questo terreno e avremo anche qui una grossissima soddisfazione nel vedere realizzato un altro sogno, un recupero di un, come dicevo prima, di un valore altissimo, di un'architettura bellissima e soprattutto di una storia. Storia che parte già nel 1943, il 30 settembre del 1943, continua nel 1944 con l'elezione, diciamo, il decreto luogotenenziale a favore del re Vittorio Emanuele e il re Umberto, che dura poco tempo, come tutti sappiamo, e in Villa Episcopio, tra l'altro, fu firmato il decreto luogotenenziale.
Villa Viscovio è stata, nel Villa Viscovio ha trovato ospitalità la regina d'Olanda, Jacqueline Kennedy negli anni 60 quando venne a Ravello, e quindi diciamo che per noi ravellesi e per l'intera collettività rappresenta un punto importante, fondamentale per la crescita soprattutto culturale. Ecco, che cosa ancora dire? Un grazie, ripeto, a tutti quanti voi. Lo stesso Don Peppino, ovviamente firmatario, Don Peppino Junior, firmatario del protocollo d'intesa, unitamente al dottore Caponigro, dipendente dirigente della EPT allora, così come ancora, oltre Bassolino, il sindaco di Ravello, allora Paolo Imperato, e questi eravamo, mi pare non manchi nessuno. Quindi io sono felicissimo di aver dato non solo la notizia di Villa Viscovio, ma soprattutto di aver realizzato in questo momento un sogno che penso faccia piacere a tutti quanti noi e allo stesso Don Peppino che ci guarda dall'altro mondo. Grazie a voi. Grazie sindaco. Grazie al sindaco, avvocato Salvatore Di Martino. Ora io penso che si debba procedere con la benedizione di questo luogo che ci accoglie e anche lo scoprimento della lapide. Poi della targa che ricorda proprio Don Giuseppe Imperato, definito pastore.